Welcome YouTube, e benvenuti in una gran zona, la Zonigra. Oggi ragazzi siamo qua in questo nuovo video dove vado a parlare del sorteggio della vittoria di Champions, della Juve. Beccato il Tottenham, una squadra abbastanza spinosa, diciamo in questo termine. Scusate ma sono rauco. Ok raga, una squadra comunque spinosa. Una squadra che comunque fa un buon calcio, con comunque dei giocatori veramente forti, tipo Dele Alli, Harry Kane, Eriksen, sono dei giocatori veramente buoni, comunque sulla carta, anche nella realtà ovviamente. Comunque c'è dei giocatori che sono veramente buoni. Hanno anche in difesa Underbrand e Company, Underbrand e Vertonghen, quindi Rose, hanno una buona squadra, diciamo così. Tra quelli che potevamo pescare, cioè Besiktas, City, United, Chelsea, Tottenham, Liverpool PSG ci è andata comunque, non di lusso, ma quasi, perché comunque secondo me è la squadra più scarsa, tra virgolette, dopo il Besiktas. Se la giocano lui, cioè Liverpool, è lui, è il Tottenham. Quindi a me va bene aver preso il Tottenham. Sono comunque soddisfatto di questo sorteggio. E credo che comunque quasi tutte le squadre italiane hanno preso un buon girone. Cioè una buona partita, perché il Napoli ha preso l'Ipsia, che comunque è una squadra tosta, ma sulla carta comunque il Napoli è favorito. L'Atalanta ha preso il Borussia Dortmund, che in questo momento non è forte, quindi si potrebbe comunque battere. Il Milan ha preso, e la Milan e la Lazio hanno preso due squadre veramente imbarazzanti. La Lazio passerà al 100%, a meno che si spaccano 6 giocatori, 4 caviglie, 3 crociati, prendono 4 autogol, 3 rossi e danno 6 calci di rigore contro, così non passano. Detto questo, se non succede questo, la Lazio passa. Il Milan si dovrebbe passare a mani basse, ma con le prestazioni che ha avuto, ha perso 2-0 con Reika. Avrò dei dubbi comunque, da dire, sono passati subito. Quindi io guardo la partita, cioè non la guarderò, però saprò il risultato. Per quanto riguarda la Roma, pesca lo Shakhtar Donetsk, che è la squadra che ha eliminato praticamente il Napoli. Ovviamente il Napoli ha vinto 3-1 in casa. Ha perso la prima di Champions, a Spartak Mosca, laggiù a Mosca. Ve lo dico io che a Roma al 90-80% è passata. Ho sentito oggi Caressa che dice che quest'anno lui è sicuro 100% che una squadra italiana vincerà una coppa o Champions o Europa League. Io spero che sia la Juventus, ma Caressa dice che le carte di regola comunque per vincere. Ha detto che secondo lui ci saranno almeno 3 squadre in semifinali, una squadra arriverà almeno in finale. Cioè, ha detto che una squadra per la Champions, una squadra per l'Europa League arriveranno in finale. Quello ha detto magari, però mi ha detto che sicuramente una italiana vincerà una coppa. Speriamo che sarà poi l'anno buono. Più probabile è che si vinca l'Europa League con Napoli, con la Lazio, col Milan. La Champions, Roma e Juve. Roma un po' più difficile. Magari arriva in semifinale, quarti di finale. Cioè, no, quarti di finale dovrebbe essere arrivato. Arriva in semifinale, tanta roba. Pensatevi, semifinale, ci sono la Juve, la Roma, poi una tra Reale e PSG, e poi magari o Bayern o Barça. Quello sì che rimane comunque una buona Champions. Detto questo, bisognerebbe, se ci fosse tipo quattro squadre così, detto questo, la Roma dovrebbe affrontare la Juve, almeno la Juve viene dal svantaggio, ovviamente a 4-5 sberle, pam pam pam. Si passa in finale, poi se ne prende 7-8 come sempre, come tutti gli anni. Ma è questo il nostro scopo, arrivare in finale e perdere. Quindi io sono felice per questo sorteggio. Spero che riusciremo a passare. Non sarà troppo difficile, perché comunque dipende anche dal momento di forma, in che momento di forma arrivano. Io spero che passiamo. Raga, questo è tutto. Io, secondo me comunque è andato bene. Bene, ci vediamo al prossimo video. Anzi, ci vediamo tra poco, stasera. Con il posto, però, ciao.